Pronto? Mi sentite? Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Alessandro Gambirasio, sono un Technical Account Manager di Amazon Web Services e mi occupo di supportare i nostri clienti nell'implementazione di architetture complesse sulla piattaforma Amazon Web Services. In questa sessione in particolare andrò a presentare un overview di quelli che sono i servizi di computing che mettiamo a disposizione della piattaforma e in coda avremo anche un testimonio da parte di Natalino Piccone di Tribù, che ci spiegherà come utilizzano i nostri servizi di computing. La sessione è di tipo introduttivo, quindi non richiede una conoscenza pregressa dei servizi Amazon Web Services. Alla fine della sessione, nel caso, potremo dedicarci 10 minuti, rimarrò in giro per eventuali domande, fermo restando che sarà nostro piacere ospitarvi al boot di AWS dopo, se volete approfondire qualche questione oppure magari avere anche qualche piccola demo su quelli che sono i nostri servizi. Quindi, per quanto riguarda i servizi di computing, dovendo identificare i servizi di computing all'interno della piattaforma Amazon Web Services, abbiamo tre macrocategorie. La prima è legata sostanzialmente a quelle che sono le risorse virtuali, istanze virtuali in cloud. Ed è stato anche uno dei primi servizi resi disponibili sulla piattaforma Amazon Web Services nel lontano 2007. La seconda macrocategoria è sostanzialmente legata a quelle che sono servizi per la gestione di container, quindi parliamo di servizi che permettono di gestire in maniera semplice ed efficace l'orchestrazione di container all'interno della piattaforma Amazon Web Services. E la terza categoria è quella legata al mondo serverless, quindi sostanzialmente la gestione di codice, l'esecuzione di codice sulla piattaforma Amazon Web Services senza la necessità di gestire l'infrastruttura di riferimento. Per entrare un attimo in quello che è il linguaggio della piattaforma Amazon Web Services, quando parliamo di istanze virtuali in cloud, parliamo del servizio Amazon EC2 o Amazon Elastic Compute Cloud. Quindi parliamo di istanze virtuali che vengono lanciate all'interno di un'infrastruttura cloud. In realtà quindi non parliamo semplicemente di potenza computazionale, ma parliamo a tutti gli effetti di un ecosistema di servizi integrati che permettono ai nostri clienti di lanciare effettivamente istanze virtuali in cloud, ma avere anche servizi quali ovviamente sottosistemi di storage di diverso tipo per il salvataggio dei dati, l'interazione con i dati e un'infrastruttura e di servizi di networking che permette effettivamente di implementare logiche distribuite all'interno delle diverse regioni di disponibilità dove sono resi i servizi. Dove sono resi disponibili i servizi di Amazon Web Services. Quindi parlavamo di regioni di disponibilità, quindi regioni in cui effettivamente possono essere lanciate queste risorse, non ultimo anche tutta una serie di meccanismi di orchestrazione che permettono di implementare in maniera estremamente semplice delle logiche di alta affidabilità. Quindi abbiamo servizi di bilanciamento, servizi che permettono in maniera naturale di effettuare lo scaling delle varie risorse in base al carico o a metriche particolari. Non ultimo, all'interno della piattaforma sono integrati anche dei servizi di gestione, quindi tutte quelle che sono le risorse che girano sulla piattaforma Amazon Web Services hanno nativamente integrati dei servizi di monitoraggio che permettono di controllare in maniera estremamente semplice quelle che sono le metriche di funzionamento e questa cosa senza le integrazioni particolari, sono già fornite all'interno di quelle che sono le risorse. A supporto di quella che può essere una gestione articolata di una flotta complessa, ci sono anche tutta una serie di servizi che permettono di rendere molto più semplice quello che sono tutti i task legati all'amministrazione, gestione delle immagini o anche al deployment e alla replica di tali ambienti all'interno di quella che è l'infrastruttura. In ultimo, sicuramente la flessibilità, al di là dell'aspetto tecnologico, è quella legata al consumo dei servizi. Quindi forniamo diverse possibilità per il consumo di servizi per quanto riguarda i servizi EC2. Quindi abbiamo parlato di presenza, quindi in particolare nella nomenclatura Amazon Web Services identifichiamo una regione come una locazione fisica in cui ci sono più availability zone. E quindi in questo caso parliamo allo stato attuale di 18 regioni, con l'ultima disponibile lanciata a dicembre 2017 a Parigi, e all'interno delle quali ci sono in totale 54 availability zone. Quindi la availability zone è sostanzialmente un data center completamente distinto rispetto agli altri data center della stessa regione e che è costruito per garantire sostanzialmente una resistenza al failure delle altre regioni, quindi in maniera completamente indipendente. E questa è sostanzialmente la chiave per i nostri clienti per implementare architetture ridondanti all'interno di una stessa regione e non ultima la possibilità poi di poter lavorare anche in regioni differenti per gestire architetture di disaster recovery e di replica dei dati. Per quanto riguarda la parte europea in particolare, abbiamo quattro zone allo stato attuale. Abbiamo Dublino, che è stata la prima, abbiamo Francoforte,
Londra, Parigi, che è stata lanciata, come vi dicevo, a dicembre 2017, e in piano c'è anche la regione svedese, che verrà rilasciata entro fine del 2018. Nella pratica questo è uno schema che rappresenta sostanzialmente il servizio C2. In pratica Amazon si occupa di gestire quella che è l'infrastruttura fisica globale, quindi parlavamo di region, punti di presenza, dalle facilities fino a mettere a disposizione dei propri clienti un'infrastruttura di hypervisor, sulla quale poi il cliente ha la possibilità di lanciare delle istanze. E sulle quali istanze poi c'è il pieno controllo di quello che è il sistema operativo, il contenuto del sistema operativo, che ovviamente è il contenuto applicativo, e la gestione del versioning. E in questo caso questo tipo di soluzione rappresenta in maniera estremamente semplice quello che è una semplificazione di quello che è lo strato infrastrutturale, ed è un po' anche la logica da cui nasce il servizio di C2. Parlavo prima del 2007, nel 2007 è stato rilasciato il servizio C2 al pubblico, e in questo grafico vedete sostanzialmente la tipologia di istanze che sono rese a disposizione dei nostri clienti, ed è evidente quello che è una crescita sostanziale nel numero di risorse disponibili per i nostri clienti, che è strettamente legata all'implementazione di casi d'uso da un punto di vista di computing diverso, che vanno a rispondere ad esigenze specifiche di computing. Quindi all'inizio le istanze erano di tipo general purpose, per dei workload di tipo general purpose, mentre invece adesso ci sono diverse verticali per quanto riguarda la specializzazione di computing su casi d'uso specifici. E poi vedremo un esempio di quelle che sono le macro categorie e le caratteristiche principali di questo tipo di soluzioni. Parlando di C2, in buona sostanza, quando si guarda il nome di un'istanza, ci sono delle caratteristiche che permettono in maniera estremamente semplice di identificare quelle che possono essere le potenzialità di una singola istanza. In particolare abbiamo un'instance family che tendenzialmente identifica quello che è la tipologia di istanze, l'ottimizzazione che quella istanza può fornire. Abbiamo un instance generation che cresce con il crescere dell'evoluzione tecnologica, quindi ad esempio in questo caso abbiamo delle i3, abbiamo rilasciato anche delle i2, le i3 sono la versione successiva, e una volta che abbiamo definito l'instance family e l'instance generation abbiamo l'instance size, e quindi effettivamente l'instance size identifica quante risorse, parliamo quindi di RAM disponibile, throughput di rete eccetera, sono disponibili nell'istanza che stiamo selezionando. Tipicamente questi sono i quattro riferimenti che caratterizzano una singola istanza, quindi CPU, memoria, storage e performance di rete. Questa è un'indicazione di tipo generico. In realtà, come vedevamo prima, c'è stata un'evoluzione, e l'evoluzione ha portato semplicemente a specializzare alcune istanze C2 per funzionare meglio in determinati casi. Quindi in particolare abbiamo 5 macro categorie che riassumono un po' quelli che sono i bilanciamenti delle istanze C2. La prima è semplicemente identificata come general purpose, quindi c'è un bilanciamento sostanziale tra quelle che sono le risorse di computing, memoria, eccetera. In questa categoria sicuramente citiamo M5, M4 ed LT2. Quindi sono istanze generalmente bilanciate che non hanno una ottimizzazione o specificità particolare. Abbiamo poi delle istanze che sono compute optimized, e quindi dal nome si capisce che sono delle istanze che sono dedicate all'esecuzione di computing. Quindi parliamo di istanze ottimizzate per lavorare anche in grid e hanno uno sbilanciamento per quelle che sono le caratteristiche legate alla potenza computazionale. Abbiamo poi delle istanze che hanno la possibilità sicuramente di esprimere un throughput elevato per quanto riguarda l'accesso a IO, ma hanno anche la possibilità di avere, hanno tipicamente, dello storage locale. Quindi hanno la possibilità di utilizzare anche dello storage locale durante le fasi di computazione. E quindi in questo caso queste istanze sono preferibili per dei workload che richiedono uno storage estremamente veloce in accesso locale durante la fase di computazione. La quarta macrocategoria è quella legata alle istanze accelerate, quindi parliamo di istanze che beneficiano della presenza di accelerazione. Ci sono delle istanze che hanno delle GPU, istanze che hanno anche delle FPGA programmabili all'interno dell'istanza, e quindi in questo caso si va verso più una specializzazione di calcolo che può essere legata alla parte di rendering o tipi di calcolo che richiedono un'accelerazione specifica. E in ultima, l'ultima macrocategoria è quella delle istanze memory optimized. E queste istanze sono particolarmente delle istanze sbilanciate verso la parte di disponibilità di memoria, e quindi sono istanze che tendenzialmente utilizzano dei workload che beneficiano di una disponibilità di memoria superiore per effettuare delle operazioni in memory. Queste sono sostanzialmente delle 5 macrocategorie, non sono rappresentate tutte in questa slide, ma tutto sommato rappresentano quella che è la versatilità di offerta nella selezione di un'istanza EC2.
Al Reinvent è la conferenza annuale di Amazon Web Services, si è tenuta a fine novembre 2017 e diciamo che c'è stata un'estensione di quello che è il servizio C2 in termini di paradigma ed è stata annunciata la disponibilità per i nostri clienti in preview della soluzione EC2 Bare Metal. E se vi ricordate lo schema che ho fatto vedere prima, dove effettivamente noi mettevamo a disposizione l'hypervisor, in questo caso il punto di controllo di Amazon si è spostato ad un livello inferiore, per permettere ai nostri clienti di sfruttare appieno quella che è la funzionalità dell'hardware, la potenza dell'hardware e implementare logiche di gestione di quella che è l'infrastruttura. Quindi in questo caso, in questo momento qua è in preview, è stata presentata al Reinvent del 2017 e sarà presto disponibile. Oltre a quella che è la potenza di computing, ovviamente c'è tutto un ecosistema legato a sottosistemi di storage. Abbiamo già citato prima che per alcune istanze c'è la possibilità di avere dei dischi di diverso tipo direttamente connessi all'istanza, quindi per privilegiare determinati tipi di workload. Per tutte le altre istanze c'è la possibilità di avere sicuramente uno storage a blocchi, quindi parliamo di Amazon EBS, e questo servizio di storage a blocchi permette in maniera estremamente semplice di effettuare l'attach e il detach di volumi all'interno delle istanze. E all'interno dello stesso servizio EBS abbiamo tipologie di volumi differenti che rispecchiano quelle che sono poi le performance di throughput richieste, latenza e in generale quella che è anche la durabilità del volume. Amazon S3 è sostanzialmente un servizio per uno storage ad oggetti, quindi è un servizio che permette di salvare in maniera estremamente, un servizio che garantisce una durabilità estrema e permette insomma alle istanze C2 di accedere a questi endpoint e di salvare dei dati ed è sostanzialmente uno storage ad oggetti. Alcune delle funzionalità integrate estremamente interessanti sono quelle sicuramente la gestione del versioning, la possibilità di gestire un life cycle dei dati all'interno del bucket S3, che è sostanzialmente il contenitore che viene definito da S3, e è la possibilità anche di replicare in maniera estremamente semplice il contenuto all'interno di un bucket anche in regioni differenti. Quindi nel caso io stessi lavorando sulla regione di Dublino, potrei in maniera estremamente semplice fare una replica dei dati senza dover far nulla, solo con una configurazione della replica verso regioni remote. Amazon Glacier è sempre uno storage ad oggetti, ma è diciamo, pensato per la conservazione di dati acceduti in maniera infrequente. Quindi è uno storage estremamente a basso costo e può essere integrato all'interno di Amazon S3. Quindi si può definire un life cycle per cui un determinato dato, quando diventa freddo, in automatico viene spostato su un'altra tipologia di servizio, che in questo caso è Amazon Glacier. E in ultimo abbiamo Amazon EFS. E Amazon EFS è sostanzialmente un file system di rete distribuito, un file system NFS. Che presenta le caratteristiche di semplicità e di scalabilità, per cui può essere montato all'interno delle istanze C2 che sono rilasciate all'interno della region. Quindi oltre alla parte di storage, quello che è insomma la funzionalità della piattaforma integrata, come dicevo, è quella di avere la possibilità di gestire il monitoraggio di metriche integrate. E al di là di quello che può essere insomma, la registrazione di metriche integrate, uno dei vantaggi è quello sicuramente di definire in maniera nativa ed estremamente semplice anche degli allarmi, specificando delle metriche. E non ultimo, una volta definito degli allarmi, anche scatenare degli allarmi e l'esecuzione di codice. Quindi cominciare a collegare determinati servizi in maniera molto semplice, costruire dei workflow basati su delle metriche. E le stesse metriche sono le metriche anche che vengono gestite per gestire gli scaling dinamici e tutta quella che è un po' l'orchestrazione sulla piattaforma Amazon Web Services. In ultimo anche gli eventi, quindi lo stesso servizio di monitoraggio permette di integrare in maniera estremamente semplice la gestione degli eventi. Per fare un esempio, allo stop di un'istanza C2, visto che stiamo parlando di istanze C2, generare un evento che viene catturato, analizzare le informazioni all'interno di questo evento, ad esempio l'instance di riferimento dell'istanza C2, ed eseguire in cascata del codice, una notifica, oppure quello che qualsiasi business logic che vogliate. In aggiunta alla parte di monitoraggio abbiamo anche tutto un sistema estremamente integrato di tagging, quindi tutte le istanze C2 supportano la creazione di tagging custom e questo è estremamente importante perché apre degli scenari di automazione e di gestione estremamente potenti. In particolare quello che è possibile fare ai nostri clienti è applicare un tag definito in maniera custom. Per fare un esempio estremamente semplice potrebbe essere quello legato all'owner oppure alla tipologia di ambiente, quindi produzione, test, sviluppo, e in base al valore di questi tag effettuare delle azioni. L'esempio tipico potrebbe essere tutte le istanze definite come test
durante la notte vengono spente. Quindi queste macro informazioni, questi metadati che sono collegati alle risorse e sono customizzabili, possono essere utilizzati per delle operazioni, per le tematiche di operation puro, piuttosto che in fase di reporting di costi possono essere utilizzate per avere una rappresentazione trasversale di quello che può essere un costo dell'infrastruttura. Ad esempio, nel caso in cui si avesse un tag riferito per dipartimento o per applicazione, nell'analisi di quella che è la parte di reporting di costi si potrebbe dire: vorrei sapere qual è il costo trasversale di tutte le istanze che appartengono a quel dipartimento oppure a quell'applicazione. A completamento di quelle che sono, diciamo, le funzionalità della piattaforma, sicuramente c'è una potenza da un punto di vista tecnologico, una flessibilità, ma anche una flessibilità in quelle che sono le modalità di consumo dei servizi. Quindi ci sono tre macro categorie. La prima è on demand, è il classico pay as you go, quindi c'è una tariffazione che per determinate risorse può arrivare fino al secondo. E quindi questo è il classico consumo, diciamo, on demand. Diverso, una seconda opzione è quella che, a fronte di un commitment che può essere di 1 o 3 anni, posso avere uno sconto rispetto al prezzo on demand pagato. E la terza opzione è quella legata a una modalità che viene messa a disposizione da Amazon Web Services, dove c'è una sorta di mercato dove viene messa a disposizione la capacità di computazione in eccedenza ad un prezzo inferiore. Al costo, ovviamente, l'opzione di spot ovviamente prevede che Amazon possa in determinati momenti richiamare la capacità, quindi è strettamente legata a dei workload che si possono essere interrompibili, la classica pipeline di encoding, e quindi in generale tutti quei workload che possono gestire lo stato esternamente a quello che è il funzionamento delle istanze C2. Questo completa un attimino quello che è il quadro legato al servizio di macchine on cloud, EC2. Il secondo grande ambito è quello legato ai servizi di gestione di quelli che sono i container nella piattaforma Amazon. E quando parliamo di container, di framework di gestione di container all'interno della piattaforma Amazon, di servizi gestiti, parliamo di ECS e di Fargate. Nel 2015 è stato lanciato ECS e ECS è stato affiancato da quello che è Amazon ECR. In particolare ECS è un servizio di orchestrazione di container sulla piattaforma Amazon e ha lo scopo sostanzialmente di orchestrare quelli che sono i container sull'infrastruttura di Amazon Web Services. E ECR non è altro che un repository di immagini di container che lavora a stretto contatto con Amazon ECS. Parliamo di servizi che sono stati rilasciati nel 2015. E tutto sommato quelli che sono i vantaggi di avere un orchestratore di container sulla piattaforma Amazon ricadono un po' in quelle che sono le caratteristiche generali e i vantaggi che può fornire una piattaforma. Sicuramente un'integrazione in tutto quello che è il networking, quindi nel momento in cui un container avesse la necessità di accedere a una risorsa già definita nell'ambiente virtuale, è integrata in quella che è la parte di networking dell'infrastruttura virtuale del cliente. Global footprint, ne abbiamo accennato prima, quindi parliamo della possibilità di replicare questo tipo di installazioni su 18 regioni a livello globale. La possibilità di avere le metriche integrate, quindi abbiamo visto prima per EC2 la raccolta delle metriche, ma in realtà è un servizio trasversale e si applica anche alla parte di ECS, piuttosto che anche l'integrazione di quelli che sono i servizi di rete. Quindi nel momento in cui ho la necessità di scalare l'accesso verso i vari container, ho un'integrazione nativa con quelli che sono i meccanismi di bilanciamento di rete che sono offerti da Amazon Web Services, quindi dei load balancer. Dovendo rappresentare schematicamente quello che fa il servizio ECS, come viene gestito il deployment e varie task all'interno dell'infrastruttura, questo schema rappresenta in maniera sintetica quello che è effettivamente lo scenario. Quindi parliamo di un servizio che si occupa a tutti gli effetti di un'orchestrazione, quindi l'orchestrazione del placement dei vari task all'interno dei singoli dell'infrastruttura fisica, che ovviamente in questo caso può utilizzare in maniera naturale tutte quelle che sono le availability zone sulla singola regione, e effettuare poi la schedulazione e l'orchestrazione dei vari task sull'infrastruttura fisica. In ECS abbiamo un concetto di cluster, quindi un concetto di cluster di istanze C2, e l'istanza C2 a tutti gli effetti non è altro che un'istanza C2 che abbiamo già visto prima per quanto riguarda le istanze virtuali, con un'EMI specifica, quindi un'immagine specifica, e una sorta di agente, una serie di agenti che permette sostanzialmente all'orchestratore di effettuare la delivery di task sui singoli oggetti. Parliamo quindi di un servizio che è stato rilasciato nel 2015 e che ha subito più di 50 release dal 2015, quindi un'evoluzione abbastanza serrata legata anche a quella del feedback dei clienti, quindi il servizio è cresciuto in maniera sostanziale. E
All'ultimo reInvent, quindi parliamo ancora di novembre 2017, è stata annunciata un'estensione del servizio ICS che prende il nome di Fargate. Quindi allo stato attuale, volendo gestire in maniera semplice un'infrastruttura di container sulla piattaforma Amazon, c'è una seconda opzione che è data dal servizio di Fargate. Il servizio Fargate cambia sostanzialmente quello che è il paradigma di gestione dei container. Quindi ha lo scopo di astrarre in maniera semplice quella che è la parte di infrastruttura. Quindi non abbiamo più il concetto di cluster di macchine C2 come dicevamo prima, ma questo tipo di livello viene astratto. Quindi nel momento in cui un cliente non abbia la necessità di effettuare la customizzazione delle istanze C2, può tranquillamente utilizzare il servizio Fargate, che contrariamente alla parte di C2 ha un modello di billing totalmente diverso. Quindi c'è solo la definizione di quelle che sono le virtual CPU richieste per quanto riguarda le risorse e alla stessa maniera anche della memoria consumata. Dovendo rappresentare Fargate, come vedete qui abbiamo solo il concetto di task e la parte di infrastruttura, quindi la parte di cluster, è tendenzialmente gestita. Quindi è un'opzione aggiuntiva nella gestione di un cluster di container all'interno dell'infrastruttura Amazon Web Services. Sempre a reInvent, novembre 2017, è stato annunciato che Amazon Fargate supporterà anche il servizio IKS. E sostanzialmente IKS non è altro che un servizio gestito per l'orchestrazione, per un engine di orchestrazione basato su Kubernetes. E quindi a maggior ragione in questo caso il servizio Fargate verrà esteso con il supporto anche di questo tipo di orchestratore per avere il massimo grado di compatibilità rispetto a quello che è lo scenario di gestione di mercato rispetto agli engine per la gestione dei container. L'ultima macrocategoria è quella legata ai servizi serverless. E per quanto riguarda la parte serverless, quando parliamo di serverless in Amazon Web Services parliamo di AWS Lambda. In un paradigma serverless, quello che sostanzialmente sono le caratteristiche principali sono la necessità o diciamo la necessità di garantire o di semplificare quella che è la parte di gestione dell'infrastruttura o quantomeno eliminarla del tutto. Quindi, in aggiunta a questo va sicuramente citato la possibilità di effettuare lo scaling dell'esecuzione del codice in maniera trasparente, sempre rimanendo diciamo scollegati da quello che è il livello di astrazione dell'infrastruttura fisica, garantire ovviamente l'alta affidabilità dell'esecuzione del codice senza avere la necessità di disegnare architetture di tipo resiliente, piuttosto che eseguire e diciamo pagare e utilizzare risorse solo in base all'utilizzo effettivamente necessario. Quindi per quanto riguarda questo tipo di framework e esigenze, lo strumento di riferimento sulle piattaforme Amazon Web Services è AWS Lambda. In particolare quello che fa Lambda non è altro che un servizio che permette ai propri clienti di sviluppare del proprio codice, portare del proprio codice sul servizio, incluse anche delle librerie custom che il cliente può sviluppare, ed avere un ambiente all'interno del quale questo codice viene sviluppato. Quindi non c'è dell'infrastruttura, c'è solo sostanzialmente un ambiente che permette l'esecuzione del codice sui linguaggi che sono supportati. In particolare parliamo di Node.js, Java, Python, C Sharp e Go, che è stato rilasciato di recente. Quindi una volta che ho il mio codice posso decidere quali sono le caratteristiche delle risorse che dovranno eseguire questo codice. In particolare i punti di riferimento sono legati alla memoria. Quindi abbiamo degli ambienti che partono da 128 MB fino ad arrivare a 3 GB. E in automatico quello che succede in maniera del tutto collegata, la disponibilità di memoria guida anche quella che è la potenza computazionale del singolo container. Uno dei vantaggi di utilizzare AWS Lambda è che è strettamente integrato all'interno della piattaforma e in particolare con una logica di invocazione basata sugli eventi. Quindi citavamo prima l'esempio di CloudWatch dell'evento, quindi lo spegnimento di una macchina, eccetera. In particolare nelle architetture serverless la maggior parte degli ambienti sono diciamo basati su eventi, quindi l'esecuzione del codice è basata su degli eventi. E in ultimo, ancora una volta, AWS Lambda è integrata sia con la parte di networking dell'infrastruttura virtuale del cliente, ma anche con tutto quello che è il framework di security, quindi autorizzazione dell'esecuzione del codice, profilazione per l'accesso delle risorse, possono essere un database, un bucket S3, eccetera. Il pattern più o meno è questo, quindi abbiamo una sorgente di eventi che tendenzialmente sono la stragrande maggioranza di quelli che sono i servizi all'interno di Amazon Web Services, l'esecuzione del codice e l'implementazione quindi di una logica di business definita dal cliente, per poi un'interazione che può avere come destinazione un servizio interno oppure esterno alla piattaforma.
Per fare un esempio su un event source, il classico esempio può essere sicuramente un update all'interno di una DynamoDB table, quindi un database, quindi una insert, un'esecuzione di un'attività all'interno di una tabella, piuttosto che il caricamento di un file all'interno di un bucket S3. Il pattern tipico è questo: carico il file, genero un evento, questo evento e i metadati applicati all'evento vengono passati alla funzione, vengono parsati e tipicamente si avranno le informazioni del bucket di riferimento, si avranno le informazioni del file, si applica la logica di business e poi diciamo c'è la parte in cascata che può eseguire opzionalmente attività nei confronti di altri servizi AWS piuttosto che risorse esterne. Il pricing è estremamente semplice, parliamo di un billing basato sui tempi di esecuzione con 100 millisecondi di incremento e non c'è alcun tipo di commitment minimo, quindi si può cominciare a utilizzare Lambda senza alcun tipo di commitment. In particolare la cosa interessante è che così come altri servizi c'è un free tier, quindi voleste provare l'esecuzione di Lambda senza alcun costo, c'è un free tier in termini di numero di esecuzioni a mese che non comporta alcun costo, quindi è estremamente semplice entrare in contatto con quella che è la tecnologia. Cito in particolare anche Step Function, che è sostanzialmente un altro servizio che permette di orchestrare Lambda Function basandosi su sequenze di stato, quindi in pratica è un servizio che permette di gestire la sincronizzazione degli stati di esecuzione di diversi Lambda e estende quello che è la funzionalità delle singole Lambda Function. In particolare quello che succede è si carica quella che è la definizione di una macchina di stato, si può visualizzare tranquillamente in console, quindi definendo quelli che sono stati multipli e logiche di esecuzione dei singoli pezzi di codice e tranquillamente all'interno della console o tramite API verificare l'esecuzione delle singole Lambda Function. E questo sostanzialmente apre scenari diversi rispetto all'esecuzione della singola Lambda Function basata su quelli che sono degli eventi. Dovendo rappresentare diciamo, uno scenario tipico dell'implementazione di Lambda, questo è uno che sicuramente può essere di estremo interesse. Qui vediamo quello che è l'inserimento della componente di Lambda all'interno di quello che è un ecosistema Amazon Web Services. In particolare per la gestione di un'infrastruttura basata su eventi abbiamo sicuramente del codice che è rappresentato dalle Lambda Function. Abbiamo una base dati che è DynamoDB Table che in generale mantiene quello che è il concetto di stato e delle code. Quindi quello che succede è che da definito un ambiente e del codice, questo codice viene orchestrato utilizzando le varie componenti, possono essere step function oppure gli eventi, e integrati tutti insieme per effettivamente sviluppare una logica di business tendenzialmente basata sullo stato. È una reference pubblica, se volete c'è della documentazione sul nostro sito web, ci sono molti più dettagli di questo, è sicuramente uno dei casi estremamente interessanti perché è effettivamente abbastanza completo. Questo è quanto da parte mia, vorrei lasciare la parola a Natalino Picone che di Tribù. Grazie. Ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono Natalino Picone di Tribù, sono il responsabile della sicurezza informatica dello sviluppo della nostra piattaforma di e-commerce. Allora, come molti di voi potranno capire, non è facile riuscire a migrare una struttura, un'infrastruttura esistente da tanti anni, noi siamo aperti da circa più di 10 anni, e che già è operativa e portarla tutta in cloud. Noi Tribù è una factory, una digital transformation factory, e offre servizi di consulenza, di marketing, di e-commerce management e tanti altri servizi a molti clienti. Quindi riuscire a fare una migrazione di un'infrastruttura che è già esistente non è proprio immediata. Questi sono un attimo alcuni dei numeri, dei nostri numeri. Io amo citare sempre i 100 store online che noi gestiamo, molti dei quali proprio in una modalità ISP, quindi con tutti i servizi, non solo la parte tecnologica, oppure i 3 milioni di prodotti che andiamo proprio a consegnare ai clienti finali che acquistano su questi store, o ancora le 500.000 interazioni sui social che gestiamo mensilmente per i nostri clienti.
Questi sono alcuni dei nostri clienti, molti di voi li già sono nomi abbastanza conosciuti, sono clienti che ovviamente quando ci chiedono sempre un elevato livello di innovazione e di dinamicità. Un'altra delle cose che Tribù fa è anche il secondo network praticamente editoriale in Italia. Infatti noi abbiamo 50 siti proprietari e ne gestiamo altri più di 300 in concessionaria. Quindi, giusto per farvi capire, questa è un attimo la dimensione. Probabilmente molti di voi, mentre navigano sull'internet italiana, in qualche modo hanno avuto a che fare con noi, sostanzialmente. Ok, questo era un attimo un cappello per farvi capire che cosa facciamo noi. Adesso passo un po' più sulla parte tecnica. Questa era quella che era un po' la nostra infrastruttura pre-Amazon, pre-cloud. Noi ovviamente avevamo già tutta una serie di macchine virtuali da tanti anni e eravamo collegati ad internet con un link a 2 gigabit. Avevamo 4 tera di RAM installati, diciamo, su quello che era il nostro data center principale, e già solo come provider CDN, dopo averne cambiati un po', eravamo arrivati ad averne 3 diversi. Questo fa capire un po' qual era la dimensione di quello che dovevamo spostare, oltre al fatto di avere tutta una serie di piccole installazioni sparse per vari provider italiani. Quindi una delle sfide che poi in tutta questa infrastruttura ci portava sempre a affrontare, un esempio tipico è quello del Black Friday. Cioè ogni anno, quando c'è il Black Friday che tutti conoscete, noi dobbiamo riuscire a far funzionare tutto. Quindi voi pensate cosa significhi gestire il Black Friday per un negozio, per uno, due, tre negozi. Noi dobbiamo gestire questa cosa per 100 store diversi. Okay? E quindi ogni store ha le sue campagne marketing da fare, la propria gestione da dover affrontare, la sua scalabilità di risorse e quant'altro. Quindi tutto, sicuramente il primo problema della scalabilità era stata la prima sfida che noi volevamo vincere migrando sul cloud. Era anche un po' l'elemento, tra virgolette, più semplice da gestire, perché proprio il cloud è nato un po' per quello. Poi sapevamo benissimo che grazie agli scaling group delle stanze avremmo avuto tutti gli strumenti necessari per scalare. Il secondo obiettivo era quello di riuscire ad automatizzare tutto, dove noi per forza dovevamo automatizzare tutte le nostre attività, ma per proprio un problema numerico. Inoltre volevamo sia automatizzarle, cosa che si può fare in modo abbastanza semplice con CloudFormation, che è uno dei servizi che c'è su AWS e fondamentalmente permette di scriptare, rendere e di creare tutte le infrastrutture in modo programmatico. Quindi tutto quello che si fa tramite la console, cliccando sulla console, si può fare attraverso delle API. Inoltre questo ci ha permesso anche di standardizzare tutte quelle che erano le nostre infrastrutture, standardizzandole senza renderle troppo rigide. Ok, l'altro elemento che per noi era fondamentale era il controllo del pricing. A parte che il pricing è ovviamente sempre un problema, nel senso che tutto costa tendenzialmente troppo, però questo fa parte del gioco. Comunque, battuta a parte, il fatto di riuscire a poter taggare, come diceva prima Alessandro, qualunque tipo di risorsa e qualunque tipo di blocco dell'infrastruttura, taggarla per qual è il cliente che poi la va ad utilizzare, e quindi poi a cascata riuscire ad addebitare in modo coerente e corretto il pricing di quel pezzo di infrastruttura sul determinato cliente, per noi è una cosa fondamentale. E quindi non spostarci da quello che era più un modello in cui noi allocavamo un'infrastruttura e poi cercavamo di splittarla e fare un po' i conti, in un modo molto più preciso, tenendo conto che oggi noi possiamo anche scalare questa infrastruttura in modo semplice da un momento all'altro.
Quindi queste erano un po' le nostre sfide. Uno dei motivi per cui poi noi circa un anno fa abbiamo deciso di andare con AWS è rappresentato da questa immagine nel box rosa che rappresenta fondamentalmente il menu delle funzionalità che ci sono sulla console di AWS. Cioè noi nella migrazione non volevamo semplicemente migrare quello che avevamo verso AWS, ma volevamo anche avere qualcosa dall'altra parte in grado di aiutarci per tutte quelle che erano le esigenze in un futuro a cui noi non avevamo ancora pensato, perché in quel momento sapevamo che volevamo scalare, volevamo fare determinate cose, però ci sono poi, una volta risolti quei problemi, ce ne sono altri N, e volevamo qualcuno che andasse direttamente già oltre semplicemente all'aspetto computazionale di storage quant'altro. Altro. E quindi Amazon con tutti i suoi servizi sicuramente è stata la scelta. Questa rappresenta un po' quella che è oggi una delle nostre tipiche implementazioni che abbiamo su AWS e vedete di fianco quelli che sono un po' di numeri di quello che noi abbiamo implementato su AWS. Grazie a tutti gli strumenti che abbiamo sfruttato siamo riusciti ad ottenere delle infrastrutture totalmente ridondate per i clienti e quindi non abbiamo fondamentalmente più punti di rottura singoli ci sono anche delle cose che sono arrivate tra virgolette gratis da un certo punto di vista. Quindi per esempio io cito sempre la migrazione ad Aurora. Aurora è uno degli dei database engine che c'è su RDS, che è il servizio di database su AWS. E Aurora è compatibile con MariaDB e MySQL, noi storicamente usavamo MariaDB e MySQL, e quindi semplicemente switchando il tipo di database, noi con Aurora siamo riusciti ad ottenere una ridondanza maggiore dei dati, una gestione dei cluster MySQL molto più semplice rispetto a quella che era in passato. Un'altra cosa che vi volevo portare oggi dalla nostra esperienza riguarda il data warehousing. Il data warehousing è stata una di quelle cose che noi non avevamo previsto inizialmente quando abbiamo iniziato il nostro percorso di migrazione su AWS. Data warehousing, noi per tutta una serie di motivi interni facciamo delle analisi statistiche su quelli che sono gli ordini che vengono emessi sui nostri store. Considerate che noi abbiamo gestito circa 750.000 ordini l'anno scorso con una crescita del 30% sul 2016, giusto per farvi capire il tasso. E noi tutti gli ordini che vengono le righe degli ordini che vengono gestiti compongono un database di circa 15 milioni di record. Per tutta una serie di motivi storici, questi record, questo immenso database era mantenuto su un database MySQL, quindi quando c'era da fare qualche query, capitava che queste query MySQL, ovviamente con 15 milioni di record, ci mettevano 30 minuti. Ok, un giorno semplicemente abbiamo deciso di fare la prova e di migrare questo database su Redshift, in modo molto, da un certo punto di vista, molto semplice, perché tanto era lì e l'abbiamo iniziato a usare. La conclusione è stata che dopo mezza giornata di migrazione di questi dati, le stesse query che prima venivano eseguite in 30 minuti su Redshift vengono eseguite in 7 secondi. E quindi questo per noi è stato un beneficio di tutto questo processo di migrazione verso il cloud di Amazon, che non era previsto inizialmente perché non rientrava in quelle che erano, voglio dire, i requirements iniziali del progetto, ma per il quale abbiamo comunque beneficiato a seguito della migrazione. Quindi da qui in poi che cosa faremo? Oggi noi praticamente siamo su AWS e sicuramente ci si aprono nuovi scenari. Uno di quelli più importanti riguarda sicuramente l'utilizzo delle Lambda Function, di tutto quello che è il mondo serverless, perché cambia totalmente il paradigma dell'approccio ai servizi. Quindi mentre prima, quando bisognava implementare i servizi minori, comunque bisognava installare far una macchina virtuale piuttosto che un'istanza, installare sul server del software, gestirla e poi magari rimaneva lì, non si sapeva bene. Ovviamente
con le Lambda Function tutto questo scompare. Quindi noi possiamo semplicemente pensare e sviluppare dei pezzi di software che rimangono totalmente indipendenti da quell'infrastruttura e in più che vengono billati solo per il tempo computazionale. Quindi sicuramente tutta una serie di nostre procedure storiche andremo a riscriverle e a migrarle sulle Lambda Function. Un altro servizio per noi importante che andremo ad adottare è SQS, cioè tutta la gestione delle code per la messaggistica tra i microservizi. Questo ci serve perché grazie a una gestione, un servizio di code già gestito, riusciremo a rendere tutti i microservizi e le comunicazioni tra di essi più solidi, perché SQS garantisce la gestione dei messaggi. Un'altra cosa che andremo a utilizzare è CS, ovvero il servizio gestito per l'invio della posta elettronica. Noi gestiamo già diversi cluster SMTP classici per tutte le newsletter, i messaggi, le mail che inviamo. E ovviamente per noi è molto interessante riuscire a dismettere tutto il cluster SMTP con tutti i problemi che si portano dietro per passare a un servizio gestito e che permetta anche di ottimizzare proprio i tempi di invii. Infatti su SS si possono inviare anche le mail non solo tramite protocollo SMTP ma anche over HTTP, quindi ottimizzando poi i tempi. Dal punto di vista di sicurezza, ovviamente non potevo non citare l'utilizzo del WAF e dello Shield, quindi la possibilità di prevenire gli attacchi direttamente sulla CDN, sugli Edge Node, che ci servirà per garantire sempre più la sicurezza dei nostri siti. E ultimo della lista, ma sicuramente tanto importante, è IKS, quindi il servizio che si diceva prima di Kubernetes gestito, quindi tutto quello che nell'ottica container avere un qualcosa già che ci permetta di averlo già gestito e non dover affrontare la complessità di dover gestire il cluster Kubernetes e quant'altro. Ovviamente l'ottica container per noi è importante perché ci permette di avere una coda poi anche di deploy, una procedura di deploy molto più rapida e riuscire a gestire anche i flussi di deployment e eventualmente di rollback in modo più efficace. Questo un po' è stata un po' la nostra esperienza su Amazon. Se qualcuno di voi volesse poi unirsi al nostro team, basta vi invito a inviare il curriculum alle mail join@tribu.it oppure inviarla direttamente a me, il mio email è natalino.piccone@tribu.it. E se qualcuno volesse poi farmi domande più un po' nello specifico di quello che è stato questo nostro percorso, mi può trovare poi sotto. Ok, passo, ritorno ad Alessandro. Grazie a tutti per il tempo.